nell'anno del vostro 70° anniversario un riconoscimento importante. Cosa rappresenta per voi? Beh, rappresenta, diciamo così, un traguardo che mai pensato e mai sperato, diciamo così. Però con tanta volontà abbiamo portato avanti la nostra attività, non pensando mai ai premi, ma pensando di poter portare avanti un servizio educativo per la città, per i ragazzi, per tutto l'ambiente sportivo. Voi siete di certo abituati alle vittorie, oggi anche questo importante riconoscimento è arrivato nel momento giusto? I riconoscimenti arrivano sempre nei momenti giusti perché fanno piacere, poi l'importante è che arrivino prima o dopo. Infatti molti mi hanno detto, ma l'avevi già avuto diverso tempo? No, perciò mi fa piacere averla, ma più che altro perché è un riconoscimento per il movimento che la storia della pallavolo, Parma deve molto, ha avuto tanto in passato a livello di squadre di vertice. Però la pallavolo è presente come non mai a Parma, sia a livello maschile e femminile, perché c'è società che lavorano bene e più, oltre che una valenza tecnica, io credo che abbia una grossa valenza sociale quello lavoro che fa la pallavolo. Perciò oggi sono contento di rappresentare questo mondo e di avere un riconoscimento che io dedico poi a tutti i pallavolisti di Parma. Nell'anno in cui Parma ha ricevuto l'importante riconoscimento UNESCO, arriva questo riconoscimento per voi. Lo vivete più come un punto d'arrivo o di partenza? Assolutamente, è solamente un punto di partenza. Credo possa essere un riconoscimento per quanto è stato fatto, per quanto è stato fatto nel corso della storia e forse anche negli ultimi anni, ma senz'altro un'azienda deve essere qualcosa che si proietta verso il futuro. Quindi quello che è già avvenuto è interessante, ma tutta la nostra attenzione è proiettata in avanti. Lo aspettavate? Sentivate che era nell'aria? Non ci siamo chiesti tante volte se un premio è nell'aria o quantomeno il nostro lavoro è cercare di fare al meglio i nostri prodotti e cercare di avere un riconoscimento in primis dai nostri consumatori, che sono in effetti quelli che tutti i giorni ci scelgono. A questo poi a volte capitano delle splendide sorprese come questa. Cosa rappresenta per lei questo importante riconoscimento? Beh, una soddisfazione enorme, perché c'è qualcheduno nell'amministrazione comunale che capisce l'impegno costante di una persona sia nel mondo della scuola che nel mondo dello sport.